prove generali di un mondo senza donne. È impossibile. Sì, è impossibile e non ci metteremo da parte. Quello che facciamo oggi è valorizzare tutte insieme il lavoro invisibile, il lavoro nascosto. Siamo in piazza e abbiamo scioperato oggi anche per chi non ha potuto scioperare, per le lavoratrici in nero, per i voucher, i lavori gratuiti, per le colf, le badanti, un lavoro faticosissimo e sommerso. Oggi si lotta come tutti gli altri giorni, si sciopera e si manifesta, però è più degli altri giorni, per continuare anche gli altri giorni, creare una rete, ricontarci, perché siamo la metà, siamo la minoranza più grande, siamo metà. Ma c'è ancora bisogno di lottare semplicemente per essere donne? Non è per essere donne, per ripartire dai i diritti della minoranza più grande, porta dietro i diritti di tutte le minoranze, secondo me, sociali ed economiche. Qual è il senso di questa giornata? Beh, sicuramente quello di manifestare contro la violenza in generale e oggi soprattutto contro la violenza sulle donne. Noi siamo Faglie Attive e questa maschera è il nostro simbolo, perché siamo un gruppo autogestito che da agosto di quest'anno tutte le domeniche va su ad Amatrice a portare appunto vestiti e beni primari alle persone che appunto ai terremotati, e a questo abbiamo unito anche un progetto teatrale che sta nascendo in questo momento. E quindi ci uniamo, diciamo, a tutte quante quelle che sono le manifestazioni contro ogni tipo di violenza. Noi siamo qui oggi non solo per la violenza, per rivendicare i nostri diritti, ma perché come insegnanti chiediamo qualcosa di più, chiediamo un sapere critico, chiediamo di poter dare alle nostre alunne e ai nostri alunni un sapere critico, un approccio contro gli stereotipi maschili. Noi proponiamo proprio una riscrittura della cultura in chiave neutra, non è detto che debba essere in chiave femminile, ma in un'ottica oggettiva.